chi dice che studiare non serve infligge una ferita profonda al nostro paese. Così il rettore dell'Università di Siena, Angelo Riccaboni, in occasione dell'incontro con il ministro del lavoro Enrico Giovannini, che si è svolto nel campus aretino del Pionta sulle prospettive dell'occupazione giovanile. Se si passa il messaggio che studiare non serve, non solo si dice il falso, ma è ancora peggio. Cioè, a parità di altre condizioni, lo studiare consente comunque di avere una probabilità più elevata di trovare lavoro. Certo, non garantisce, ma questo non vuol dire che non si deve fare. Il punto è che siamo nella crisi più grave della storia del nostro paese, non solo del dopoguerra. E i segnali di ripresa che si vedono, l'altro giorno Confindustria ha stimato che a questo punto nel quarto trimestre si possa tornare a una crescita della produzione industriale, come il governo aveva anche anticipato, sono segnali che non bastano a riassorbire nel breve termine la disoccupazione. Ed è per questo che il governo sta operando proprio per aumentare l'intensità occupazionale fin dall'inizio della ripresa. D'altra parte, la garanzia giovani serve proprio, insieme ai provvedimenti che abbiamo preso ultimamente per l'alternanza scuola-lavoro, per l'alternanza università-lavoro, per l'orientamento al lavoro verso i giovani, a mettere il prima possibile in contatto le imprese con i ragazzi, in modo da aiutarli non solo a fare le scelte giuste nello studio, ma anche ad avere esperienza lavorativa quando poi si esce dal ciclo di studio. Questo è l'impianto generale della garanzia giovani, questo è quello in cui crediamo. Ad Arezzo, ha aggiunto il rettore Riccaboni, l'università sperimenta un nuovo paradigma di intervento per essere utile alla società. In collaborazione con Confindustria stiamo realizzando ad esempio 3 linee di azione sul rapporto tra scuola e lavoro con nuovi modelli di alternanza, sulla sostenibilità, fonte di opportunità per le imprese arettine di cui stiamo analizzando casi di successo ed insuccesso. Infine, la terza linea di azione ci vede impegnati nel mettere in contatto giovani ricercatori universitari e giovani imprenditori.